spesso si parla di fenomeni migratori da parte di giovani alla ricerca di opportunità professionali verso il nord Italia o l'estero, ma ultimamente stiamo assistendo anche al fenomeno opposto, ovvero il ritorno alla terra da parte di giovani imprenditori desiderosi di sostenere la propria terra natale grazie alle proprie attività. Questo scopriamo con la storia della calabrese Valentina Brizzi, che tra i comuni di Benestare e Ardore, a 300 metri di altitudine e a circa 7 km dal Mar Ionio, ha avviato un'attività imprenditoriale familiare per la coltivazione e trasformazione di alcuni prodotti tipici locali. Valentina Brizzi, 24 anni, studentessa in ingegneria biomedica, qualche anno fa ha lasciato Milano per tornare nell'entroterra della Locride assieme al papà Domenico e alla mamma Graziella per realizzare un sogno, recuperare un'antica tradizione per farne un'impresa, quella della coltivazione e trasformazione dei prelibati carciofini selvatici. In 6 ettari di terra coltiva anche fichi, fichi d'India e melanzane per trasformarle in prodotti gastronomici di alta qualità. Valentina, tu abitavi a Milano, una grande città dove studiavi insieme ai tuoi genitori che lavoravano nel campo della trasformazione alimentare. Poi è successo qualcosa per cui avete deciso di tornare qua nella vostra terra per realizzare un progetto, un'idea d'impresa. Tutto è nato, tra l'altro, da un sogno. Ecco, racconta bene. Mio papà, circa 13 anni fa, ha fatto un sogno, ha sognato proprio di avere una coltivazione di carciofini selvatici per risollevare il nostro territorio, e quindi all'inizio non ha detto nulla, ha iniziato a fare degli esperimenti e poi, quando è venuto in Calabria, ha iniziato a piantare, a fare qualche prova, e poi diciamo abbiamo deciso insieme di aprire un'azienda familiare per realizzare questo suo sogno. Ecco perché i carciofini selvatici che tu hai appena accennato sono tipici di questo territorio, ma è una tradizione che si sta anche un po' perdendo, giusto? Sì, diciamo che i carciofini selvatici vengono fatti in modo casalingo da delle donne anziane, e noi abbiamo deciso di valorizzare questo prodotto, che è un prodotto fantastico della Locride, dell'antica Locride, e diciamo però renderlo nello stesso tempo moderno. Tra l'altro, Valentina, voi avete dato proprio il nome all'azienda Zinurra, che è proprio il nome dialettale locale di questo carciofino selvatico che cresce, come dicevi, nella Locride. Che caratteristiche ha questo carciofino selvatico, che tra l'altro ha anche un sacco di proprietà molto interessanti per la nostra salute? Sì, allora, il carciofino selvatico, perché per chi non lo conosce, è un carciofino molto piccolo, ha delle spine molto lunghe, e diciamo che il prodotto vero e proprio è proprio il cuore di questo carciofino. Le proprietà sono moltissime, sicuramente da diverse analisi che abbiamo effettuato in laboratorio abbiamo scoperto che ha il 5, diciamo 5 volte in più rispetto di fibre rispetto al carciofino normale.